Abbiamo portato questa bottiglia di olio d'oliva extravergine in tutte le sedi del Parlamento europeo. Abbiamo lottato per difendere il Made in Italy e la nostra agricoltura. I piccoli e medi produttori ci sostengono in questa battaglia da nord a sud Italia. Abbiamo chiesto un incontro all'alto rappresentante Federica Mogherini, che ha proposto questo provvedimento che si terrà la prossima settimana. Abbiamo presentato un emendamento qui in Parlamento europeo che è stato approvato. Adesso, se il governo Renzi davvero vuole difendere l'Italia dall'invasione dell'olio tunisino, ha l'opportunità per opporsi. Il ministro Martina e il ministro Gentiloni possono opporsi a questo provvedimento in Consiglio europeo. Noi da Bruxelles sosteniamo i nostri colleghi alla Camera e al Senato in questa battaglia in difesa della nostra produzione di qualità. E per questo vi mandiamo questa bottiglia di olio d'oliva extravergine italiano. Ragazzi, adesso tocca a voi.